Salve e benvenuti, io sono Raffaele, questo è il mio canale Come funziona tutto. Oggi vi parlerò di un piccolo tutorial su come riparare una zanzariera a molla, riportarla a nuova vita, quindi vi farò vedere passo passo come procedere, ok? Adesso andiamo sul banco del lavoro e ci vediamo dopo. Siamo sul tavolo di lavoro, qui c'era la zanzariera, adesso si è rotta ovviamente, si è strappata la zanzariera, quindi il telo. Questo è il terminale dove c'è il tondino all'interno che trattiene la zanzariera che va su e giù. Questo è il cassonetto, qua c'è il tappo con la molla dove andremo a smontare la zanzariera all'interno che è rimasta arrotolata, quindi è da aggiustare, no? Quindi abbiamo bisogno di un taglierino, di un cacciavite in questo momento, poi successivamente ci saranno altre due situazione da utilizzare. Questa parte non va smontata, da quest'altra parte invece si distingue che c'è un foro esagonale dove si può caricare anche con una chiave esagonale. Noi andremo a smontare questa parte, prendiamo il cacciavite e svitiamo. Togliamo la zanzariera, questa è la molla che vi dicevo, dove andrà caricata per dare la tensione giusta per far sì che la zanzariera sale e scende tranquillamente. La mettiamo da parte, ci poggiamo su un tavolo, come vedete la rete è ancora in buone condizioni, cerchiamo di metterci perfettamente a squadra sul tavolo. Qui c'è un altro tappo che va rimosso, ovviamente all'interno c'è il tondino in plastica, lo leviamo. Questo serve per trattenere la zanzariera per non farla scappare, lo mettiamo da parte. E adesso procediamo con il taglio della zanzariera stessa. Cerchiamo di lavorare su un piano che abbia una guida, una parte dritta dove poterci fare riferimento praticamente per fare un taglio perfettamente a squadra. Okay. In questo caso sto utilizzando questo tappeto che è molto utile, non lo vedi i tavoli, non si taglia, quindi ve lo lascerò il link casomai nella descrizione se volete acquistarlo, quindi non ci sono problemi. Tagliamo una strisciolina di 2-3 cm giusto per dare una parte dritta nuova, ok? Vediamo che sia perfettamente tagliata a squadro, che è importantissimo, sennò la zanzariera una volta che sale e scende poi va storta, quindi il risultato sarà pessimo. Facciamo una piega di un paio di centimetri della stessa rete, cerchiamo di farla perfetta a squadro, quindi se pieghiamo 2 cm da una parte, 2 cm dovranno rimanere dall'altra parte opposta, quindi perfettamente a squadro e dritta. Quindi perdete un po' di tempo in più a fare questa operazione perché comunque il risultato sarà migliore. Quindi per fare i lavori manuali ricordatevi che ci vuole pazienza, non si corre. Bene, una volta fatto questo prendiamo il tondino che abbiamo tolto prima dal terminale, lo impieghiamo perfettamente nella piega, teniamo i due lembi della zanzariera col tondino e infiliamo nella sede da dove abbiamo tolto il tondino le due parti con il tondino stesso. Ecco, facciamo prova una volta finiti se la tenuta può andare. In questo caso io utilizzerò dopo un silicone oppure una pistola a caldo, in questo caso utilizzerò
la pistola a caldo che è più comoda, asciuga prima e quindi il lavoro viene fatto più velocemente, anche perché va bene lo stesso. Il silicone poi comincia ad essere un po' più fastidioso nell'asciugatura. Stendiamo un leggero film nell'angolo perfetto. I vantaggi della colla a caldo sono che asciuga subito e quindi non ha problemi praticamente di essere manipolata a brevissimo tempo, neanche un minuto è già asciutta come vedete. Rimettiamo il terminale, il tappino in plastica. Bene. Adesso vediamo se tutto il lavoro è stato fatto a regola d'arte. L'ingollaggio c'è, perfetto, è passato anche dall'altra parte, quindi ancora meglio. Come si vede, la trazione c'è. In questo caso adesso prendiamo il cassonetto. Molta attenzione a infilare, non strappare la zanzariera ovviamente, quindi per rendersi conto per come si deve lavorare, si poggia pian pianino. Lavorate sempre con calma, come dicevo prima, non mi stancherò mai di dirlo, qualche minuto in più è sempre bene. Fate attenzione che dal lato opposto c'è un altro tappo dove va inserito il tubo in alluminio che supporta la zanzariera. Una volta inserito siamo a posto. Adesso ci accingiamo a inserire il gruppo molla. Inseriamo nel tubo di alluminio. Carichiamo la molla. Adesso vi faccio vedere quale può essere il problema delle molle. È una molla che comunque intenzione continua, quindi dovete stare attenti alle dita perché vi potrebbe far del male, quindi attenzione, con un po' di calma, sempre quei 2 minuti in più, non vi preoccupate, caricate fino a dare una buona trazione insomma sulla molla. Calcolate che dovrà tirare 500-600 grammi, quindi non di più. Rimettete il tappo, tenetelo con 2 dita, provate la resistenza della molla, va benissimo. Ok, sì. Questa è la parte finale, quindi è la parte più leggera, quindi più tirate la molla, più la zanzariera, più la molla va in trazione. Mettiamo le viti del tappo finale e il lavoro è finito. Quindi, se vi è piaciuto il video, questo tutorial, mettetemi un mi piace, iscrivetevi al canale e fatemi sapere cosa ne pensate nei commenti qui sotto. Ok? Alla prossima, ciao!